In collegamento telefonico con la Twin Sebastiani abbiamo coach Alfredo Minora della Siva Virtus e Porto San Giorgio. Coach, buonasera. Buonasera a voi. Allora, una seconda sconfitta consecutiva per la Siva Virtus e Porto San Giorgio, per la sua squadra, contro un Campetto Ancona che vi ha battuto per pochissimi punti. Sì, è stato un peccato veramente perché abbiamo sbagliato molto in questa partita, il punteggio come si può vedere è molto basso, diciamo che abbiamo sbagliato un po' di più noi rispetto a loro, però ecco, avevamo dei problemi tutta la settimana con la cartella che non si poteva allenare per l'infortunio al tendine d'Achille. E poi abbiamo squalificato Spaccapaniccia e quindi le rotazioni erano un attimino un po' corte, comunque ci stavamo lì quasi, cioè siamo giocati fino alla fine, qualche errore di troppo purtroppo hanno fatto sì che l'inerzia veniva dalla parte nostra. Due primi quarti 19-21, 39-30, quindi già stavate bene in partita, poi infine il terzo quarto vi siete persi su un 57-43. Sì, è un periodo che non ci dice bene per tanti motivi, dobbiamo adesso cercare di tornare a essere un pochettino sereni e lavorare in tranquillità, cercare di dare di più tutti quanti, dal primo io, per non cercare di riprendere quel lavoro che abbiamo fatto dall'inizio e buttarlo via, con un po' di lavoro in più e massima serenità e cercando di rimettere punticini a casa. Ho capito. La Siva Virtus e Basket e Porto San Giorgio cede per 69-60 al Palarossini, mentre prossima partita la Siva giocherà il 28 febbraio contro la Pallacanestro Fermignano. Come preparerà la sua squadra dato che attualmente già due sconfitte? Cercheremo di lavorare in allenamento recuperando gli infortunati e mettendo un po' più di serenità, cioè, non è un problema queste due partite, perché francamente ecco, con Tolentino abbiamo fatto fatica, qui ce la siamo giocata, quindi per delle piccole cose insomma cercheremo di ribadire di vincere, perché dobbiamo vincere a casa nostra e lavorare, ma con la massima serenità, tranquillamente. Ecco, siamo un pochettino delusi, però questo ci deve dare forza per andare avanti e per cercare di migliorare le cose.